Salve a tutti ragazzi, io sono Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di New Terraria 1.2 Gameplay. Oggi ragazzi un video fenomenale ed epico, dato che andremo a battere un boss. Il primo boss possiamo dire della Armo, dato che se non consideriamo il Wall of Flesh, che possiamo dire un boss di passaggio dalla Soft Mode, dalla Pre-Armo, dalla Armod. Questo ragazzi è il primo boss della Armod e quindi dovremo impegnarci al massimo per sconfiggerlo. Anche perché non so com'è, anche perché non so com'è forte e tutte queste cose. Allora, vediamo un pochino i nostri armamenti. Mi sono preparato delle armi appunto che sono queste. Allora, la Light Frostband magari ci si potesse servire, ma tanto utilizzeremo molto probabilmente la Nasty Crystal Storm, la il Gatligator, che appunto fa un danno abbastanza considerevole, anche se purtroppo è con un debuff letargic, quindi un pochino mi rompe le palle questa cosa. Lo possiamo andare a riforgiare, ma non ho voglia in questo momento, per cui vai, va bene, anche perché si sta facendo notte, quindi devo sbrigarmi. Il Tabu Laser, anche il Frost Staff, l'Ice Bow, il Golden Shower che ci dovrebbe servire molto, anche il Dove of Pao ci dovrebbe servire molto, e poi queste due ultime non servono a niente. Magari qualche Beanade, Grenade, così per variare un attimo lo scontro, per lanciargli qualche bombetta se magari serve, ma non credo che lo userò dato che non lo uso mai. Comunque allora ragazzi, volevo unire questi due oggetti, la Band of Regeneration, se riesco a prenderla, e il Menacing Philosopher's Stone, dato che potremo fare un oggetto abbastanza forte per questa battaglia. Adesso vi dico anche tutti gli armamenti, tutti gli accessori che appunto porterò in questa fenomenale scontro all'ultimo sangue. Allora, il Charm of Myths, quindi questo praticamente può dare la, no, non può dare, dà la rigenerazione della vita e riduce il cooldown delle pozioni, quindi ragazzi, le pozioni, quelle di salute, quando voi le bevete, avete presente che c'è un timer prima di poterne berne un'altra? Questo timer, grazie a questo oggetto, viene ridotto considerevolmente, quindi lo utilizziamo, lo mettiamo da qualche parte. Ecco, non so nemmeno io dove metterlo in teoria, dato che ci serve tutto. Comunque vabbè, vedremo un attimino. Ok, allora successivamente abbiamo come armamenti il Cross Necklace, che ci serve molto, il Frostpack Boots, che ci consentono di andare più veloce, quindi bene, le ali naturalmente, il Mana Flower, che questo è utile per prendere automaticamente le pozioni di mana, e la Lucky Horseshoe, che lo possiamo anche levare in teoria, però vabbè, non importa, lo possiamo tenere. Vediamo un pochino qui le pozioni, devo sbrigarmi dato che è appena iniziata la notte. Allora, intanto questi sono gli oggetti per il richiamo. Volevo farmi anche ragazzi l'armatura di adamantite, dato che sono andato a scavare come un nerd davvero scavatore, dicesse il capobastone, e appunto ho trovato tutta questa adamantite, 270 l'ho contata esattamente, per potermi craftare la grandissima, bellissima adamantite armor. Allora vediamo un po', andiamo nel coso forge, nell'adamantite forge, ci facciamo... Ci prendiamo tutta la diamantite bar, perfetto. E adesso andiamo di nuovo nella anvil. Dovrebbero servire proprio giusti 270 diamantite ore per fare una completa armatura. Quindi bene, dov'è? Ok, perfetto. Allora, qui ci sono tre varianti di helmet. Cioè l'helmet appunto, la mask e l'headgear. Io mi faccio l'helmet perché ragazzi dà più difesa. Quindi breastplate e leggings, perfetto, giusti. Allora le sostituiamo. Non so nemmeno che bonus kit dà. Vediamo un po', bonus kit... Ah, set bonus, 18% increased melee and movement speed. Va bene, comunque aumenta il melee, il danno a corpo a corpo, e la velocità di movimento, perfetto. Qui mettiamo le armature di palladio qui, e ci prendiamo le pozioni, che sono molto importanti. Allora, abbiamo l'hunter, l'aeroskin, ball of soap, thorns, swiftness, mana, potion. Tanto lo sapete abbastanza cosa vogliono dire, insomma, tutte queste pozioni. E poi ci prendiamo il greater healing potion. Guardate là, troppo ganzo, l'ho fatto grazie al pixie dust e al crystal shard, quindi è una pozione che vi darà 150 di salute, molto molto buona. Ok, perfetto, e andiamo a farci immediatamente il richiamo. Ho allargato anche l'arena ragazzi, con un sistema di piattaforme davvero considerevole, ed eccoci qua ragazzi, andiamo verso essa. Guardate quanto è grossa adesso, la potevo fare in realtà un pochino più alta, ma poi ho detto vabbè, chi se ne frega, è abbastanza larga, va bene. Ok, allora ci prendiamo le pozioni, anzi prima evochiamo il mechanical worm, 1, 2, 3, The Destroyer. Prendiamo tutte le pozioni. Ok, cominciamo. Lethargic Alligator. Cominciamo subito, eccolo. Allora ragazzi, come vedete è un Eater of World un pochino più grande, un pochino più potente soprattutto. Noi li spariamo per ora con il Get Alligator. Come vedete sparerà anche questi cosi, questi come si chiamano? Non le vedo, questi probe. E guardate quanti cazzo di laser spara. Comunque grazie al Cross Necklace ce la dovremmo fare abbastanza a schivarli, perché è molto molto utile il Cross Necklace.
dato che vi aumenta il danno in cui non potete essere colpiti, l'invincibilità. È molto molto forte. Comunque passiamo un pochino alla Golden Shower. Golden Golden Shower. I Golden Shower. Golden Golden Shower. I Golden Shower. Perfetto ragazzi. Oh merda, sto andando abbastanza male. Oh no. No vabbè, nemmeno tanto. È che spara questi orbs che sono molto molto noiosi. Due coglioni. Sa che mi stanno finendo anche i proiettili, magari dopo le vado a rifornire velocemente. Morite bastardi. Ok, Cody was slain. Perfetto. Prendiamoci una pozione e via. Va molto veloce, come vedete. Va molto molto veloce. Dominique was slain. Merda, forse l'ho fatta questa arena un pochino troppo vicino al villaggio degli NPC. Comunque passiamo al Crystal Storm. Gli fa un danno considerevole, devo dire. Perfetto. Ok, anche un po' di Laser Rifle. Come vedete ragazzi, il Mana Flower automaticamente mi riprende le pozioni, quindi è molto utile. Ecco un vermone davvero gigantesco questo, per questo, capito? Ok, prendiamo la pozione se possiamo. No, ancora no, 17 secondi. Ok ragazzi, ho trovato un'altra strategia molto molto ganza. Con la spada possiamo uccidere anche questi orb, per cui molto buono. Anche perché la mia spada lancia anche il frost lì, il ghiacciolino, per cui è molto buona anche questa cosa. Perfetto, riprendiamoci un'altra pozione. Perfetto. Scusate ragazzi se parlo poco, ma è veramente difficile parlare in queste situazioni. Perfetto ragazzi, come avete visto sono morto come un coglione, assassinato dal Destroyer e dai suoi probe che mi sparavano così tanti laser che non ho potuto fare a meno di morire, dato che i miei cuori sono tutti ma tutti ma tutti scomparsi. Comunque, a parte le cazzate, ho elaborato una nuova strategia, ho fatto un'arena un pochino più diversa. Allora, la struttura è sempre quella, quindi con le 5 piattaforme, i 5 piani delle piattaforme molto molto lunghe, però ho messo 3 statue cuore in 2 lati e al centro, naturalmente, dell'arena. Perché le statue cuore? Esse sono molto importanti. Non ve ne ho mai spiegato l'utilizzo, ma in realtà sono molto importanti, perché se noi le colleghiamo a dei fili elettrici comprati dall'elettricista, che è quella donna con i capelli rossi, quella NPC con i capelli rossi come i miei, comprati da quelli, praticamente inserendoci anche un timer, volendo che ogni 5 secondi, ogni 3 secondi, ogni 1 secondo, dipende dal timer che fate. Quello timer per 1 secondo è quello più difficile da fare, quindi ho fatto 2 timer da 5 secondi e 2 timer da 3 secondi. Poi anche tutti questi meccanismi ve li spiegherò molto meglio le volte prossime, anzi nel prossimo video, dove appunto farò una cosa del genere, una specie di impianto un pochino particolare, quindi vi spiegherò tutto nel prossimo video, ma è un attimo solo per dirvi cosa ho fatto. Quindi ho collegato dei timer alle statue cuore, in modo che ogni 5 secondi, ogni 5 secondi ed ogni 3 secondi, dato che ho fatto 2 timer da 5 secondi e un timer da 3 secondi, ho fatto in modo quindi che mi spawnassero i cuori. Dato che le statue cuore, se voi le mettete a contatto con una cosa elettrica, con un timer, con una leva, qualsiasi cosa, vi spawnerà cuori, cuori, fino a 3 cuori per ogni statua. Per cui ragazzi, l'ho battuto abbastanza facilmente con questo, perché sì, l'ho battuto. Adesso naturalmente vi faccio vedere la battaglia. Per quanto riguarda le armi, all'incirca sempre le stesse, però ho deciso di utilizzare la Golden Shower perché è un'arma fenomenale. Allora, l'ho usata anche contro i probe in questa battaglia che vi farò vedere adesso. In questo momento è davvero fenomenale, sconfigge i nemici in un batter d'occhio, per cui buona, davvero buona. Golden Shower approvata con il massimo dei voti. Invece la Gate Legator assolutamente non approvata, non approvata per niente, bocciata. Per cui comunque ho potenziato anche la Gate Legator, l'ho riforgiata, e anche altre armi di cui non mi ricordo adesso i nomi. Per il resto ho messo il Charmor Mitz, qualcosa del genere. Adesso non ho Terraria sott'occhio, per cui ho messo quell'oggetto lì che vi faceva diminuire il debuff della pozione curativa. L'ho messo al posto del ferro di cavallo fortunato, dato che non avevo bisogno perché avevo le ali. Dopo tutto questo riassemblamento, praticamente ho potuto sconfiggere il Destroyer e ho potuto anche non subire tanti danni, perché la seconda volta è stato molto molto più facile della prima. Considerate che ho speso all'incirca 3 pozioni di salute,
Però ho sprecato all'incirca tutte 30 oppure tutte 20, non mi ricordo, le pozioni di mana che avevo. Per cui dovete rifornirvi di pozioni di mana. Questa è l'unica cosa, l'unico consiglio che vi dico, che vi do. Quindi ragazzi, godetevi questa battaglia, non parlerò durante essa, vi saluterò dopo, perché l'ho registrata ragazzi dopo la battaglia, con la prima battaglia contro il Destroyer, per cui non c'è l'audio e non c'è nemmeno il video. Per cui scusatemi, però non ho potuto farlo e anche non ho avuto voglia, quindi ho fatto questa piccola, per questo piccolo intermezzo tra una battaglia e l'altra. Comunque ci vedremo dopo, quando vi saluterò. Thank you.
Quindi ragazzi, perfetto, in questo episodio ho battuto il Destroyer, nel prossimo faremo qualche impiantello, vi dirò come ho fatto il trucco delle statue cuore, eccetera, 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 insomma, davvero un episodio di impianti, di elettricisti, e di fave, di leve, di timer, di fili, di branch, di tutto, insomma, tutto ciò che riguarda gli impianti nel prossimo episodio. Molto probabilmente non dirò proprio tutto ciò che riguarda gli impianti, ma una buona
buona parte, sì, insomma. Comunque, ragazzi, un altro trucco per la battaglia del Destroyer. Me ne sono scordato. Utilizzare il trucco dell'infermiera che avete visto. L'ho usato solo una volta. Avrei potuto farne anche a meno, è vero, perché lo odio questo trucco. Mi sembra quasi di barare, di shittare. Comunque, basta che mettete il letto nella stanza dell'infermiera. Poi utilizzate il Magic Mirror quando vi serve l'infermiera. Fate una rapida curata e ritornate in battaglia. Evviva! Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Se questa battaglia e questo episodio vi è piaciuto, mettete un bellissimo like. Iscrivetevi al canale. Condividete questo video a tutti i vostri amici. Ci vediamo, ragazzi. Da Pepiaru Zorbet, Ayan Pepiaru Zorbet è tutto. Ciao a tutti. Ice Rod, no, non lo prendiamo. Crystal Ball potremmo prenderla. Oddio, quante cazzo di arpie che ci sono. Oddio. Vabbè, comunque non le sto a sfidare tutte. Vaffanculo al cacchio. Andiamo subito, subito giù. Ok, allora andiamo a craftare questo libro. Questo libro, mentre magari ci attacca.